se posso fare un'obiezione alla gran parte di quelli che hanno scritto, è che non mi pare che poi l'abbiano fatto, perché io non volevo tanto organizzare i dibattiti su questo libro per il gusto di andare in giro a fare i dibattiti, volevo che le cose che erano state scritte qui venissero riportate ognuno nelle proprie organizzazioni, nelle proprie associazioni, nei propri ambienti. Non mi pare che la netta maggioranza l'abbia fatto, e questo devo dire un po' mi ha fatto ripensare poi all'utilità del tutto, perché non è che è una mia fissa che dobbiamo discutere queste cose a tutti i costi. Poi se insomma ognuno è preso nelle proprie organizzazioni dalle cose di tutti i giorni, e pazienza, ognuno farà quello che può fare. Comunque parto da Maurizio per dire appunto sì, l'utilità del dibattito comune c'è, se poi questo dibattito comune circola, al di là che ne parlino i giornali o no, uno se ne può anche fottere, però se c'è, quindi credo di aver già risposto, non mi pare che ci sia stato, quindi è anche una richiesta ulteriore che faccio a chi è stato coinvolto, eccetera, di fare la sua parte, ecco, di fare la sua parte soprattutto nelle strutture dove opera. Sicuramente nel secondo libro rispetto al primo c'è più un atteggiamento critico anche rispetto al movimento cosiddetto no global, perché sono passati degli anni, perché il Social Forum europeo non c'è più, perché quello mondiale tentenna, nel senso che si fonda su situazioni importanti come è stata quella tunisina, ma il prossimo Social Forum si farà in Canada, a Montreal, non so se siete mai stati a Montreal, insomma non è un luogo di grande sofferenza sociale, politica, economica, quanto sia utile, io infatti non ho nessuna intenzione di andarci, non sto partecipando ai lavori, in pratica hanno scelto il Canada semplicemente perché i canadesi sono offerti, e questo non mi pare. Ma non lo so, perché ci saranno anche grosse difficoltà sui visti, perché insomma non è il Canada uno che fa entrare, un paese che fa entrare tutti tranquillamente. Comunque, per dire che sono cambiate alcune cose, quindi certamente c'è un atteggiamento più critico, mentre c'è molta attenzione alle esperienze ancora di democrazia progressiva, chiamatela come volete, di parecchi governi latinoamericani. Non sono d'accordo, insomma Maurizio lo sa che la crisi ambientale sia quella determinante o la più rilevante, è una delle crisi importanti e rilevanti, certamente una crisi su cui c'è un'attenzione popolare, si può dire, enormemente più diffusa del passato. Anche qui però non sono in grado di dire cose definitive, cioè la terra sarà sporcata per sempre, non si ripulirà mai più, eccetera. Non me la sentirei di fare scommesse del genere, diciamo che è una crisi su cui si sono costruite alleanze, mobilitazioni sociali in giro per il mondo molto diffuse, ma non mi metterei a fare classifiche al contrario, sono uno di quelli che per 10 anni ha insistito sul conflitto capitale-lavoro come determinante, decisivo, eccetera, poi dalla fine degli anni 70 ho dovuto guardare la realtà e vedere che non era affatto così, era un conflitto importante, rilevante, che si diffonde nel mondo, ma non era il conflitto. E pure l'espressione punti di non ritorno, ecco, pure questa sarà perché l'ho sentita tante volte in 50 anni come l'ultima spiaggia, dopo questo succederà quest'altro e non ci sarà più, no, c'è stata sempre un'altra spiaggia, scadenze decisive, c'è sempre stato un altro angolo, non era girato l'angolo, c'era un altro angolo, quindi tendo a diffidare dei non ritorni, perché ci sono torni, ritorni, eccetera, eccetera. E mentre sulla questione dei conflitti, Maurizio citava l'Ilva, ma in Latino America ce ne sono di ben più dirompenti, perché per esempio in Brasile quello che è esploso dopo il governo Lula per quel che riguardava gli interventi ambientali, per cui c'era una parte del movimento popolare che diceva le dighe bisogna farle e si possono deviare i corsi di fiumi perché noi non abbiamo la corrente elettrica, la vogliamo e vogliamo poter abbattere anche pezzi di foresta perché vogliamo fare l'agricoltura quella intensiva, e altri pezzi invece sempre del movimento popolare che invece si sono opposti anche ferocemente a questo, e ci ha fatto vedere, come dire, che le contraddizioni in seno al popolo non sono un termine semplicemente della tradizione marxista, leninista, eccetera, ma sono dei dati di fatto, cioè non c'è passaggio della trasformazione che non apra nuovi conflitti, perché in Brasile trasformazioni ce ne sono state, ma alcune di segno positivo, alcune di segno negativo, alcune conflittuali. Su quello che ha detto Roberto, ma c'è una grossa intesa, quindi d'altra parte quando dice non si può annullare Marx perché politicamente non ha fatto granché, stiamo a posto, cioè io non ho andato nemmeno così pesante, però continua a insistere.
Sì, sì, ecco, però leggetevi l'influenza enorme che Marx, soprattutto Engels, Engels scrive l'anti-During, che doveva servire a distruggere un poveraccio, detto tra noi, insegnante all'università, che tra l'altro era cieco, quindi infieriscono, perché scoprirono che c'era dell'antisemitismo nella sua produzione, ma questo During era stato preso dal gruppo dirigente socialdemocratico tedesco come un grande teorico, perché avevano provato a leggere il Capitale, ma i quattro quinti non ci aveva capito una mazza, e quindi Marx non gli aveva fatto un bignamino e lo cercavano da molto tempo. Commissionano a Engels di fare questo anti-During e lui scrive una specie di bignami del marxismo politico che potevano utilizzare tutti. Andatevi a leggere le pagine che ho riportato dei commenti di tutti i gruppi dirigenti socialdemocratici, non solo tedeschi ma anche italiani, francesi eccetera, tutti ambitizzati, finalmente abbiamo capito il marxismo, più o meno sostanzialmente dicevano questi, cioè finalmente abbiamo una linea politica per l'oggi qui e senza dover. E allora io sono andato a riprendere i testi politici, perché mentre, ma anche il manifesto del Partito Comunista, lavoro salariato e capitale, lavoro prezzo e profitto, adesso non mi ricordo tutti i titoli dei vari opuscoli, quelli erano letti dai lavoratori, quelli anche con, allora non c'era l'elementare, la media e la superiore, ma insomma con una cultura elementare bassissima, mentre il Capitale, il primo libro, perché il secondo non c'era, il terzo non esiste, è stata un'invenzione di Engels che ha messo insieme del materiale sparso, e non lo conoscevano neanche i grandi dirigenti di questi partiti, ed è attraverso quella roba lì, attraverso le lettere, attraverso le indicazioni, la critica del programma di Gotha, la critica sul programma di Erfurt eccetera, che Marx e Engels intervengono massicciamente nell'orientamento politico di quello che poi era il partito principale, e ovviamente su Kautsky, ovviamente su Bernstein, ovviamente su Lenin. E quindi poi uno può dire vabbè, ma quello era un teorico, la politica è un'altra cosa. No, loro la politica l'hanno fatta, giustamente diceva Roberto, che hanno costruito la prima internazionale, l'hanno sfasciata, ma l'hanno sfasciata loro, mica io, l'hanno sfasciata loro, c'ha ragione, prima hanno buttato fuori Mazziniani, hanno buttato fuori un sacco di gente, poi hanno cominciato a buttare fuori gli anarchici e poi non c'è rimasto più nessuno, non c'era più nessuno da buttare fuori. Ma non è che una prassi che dice perché era un teorico, che teorico? Guardate cosa dice Bakunin dell'invidia di Marx sulla SAL, per esempio. Un altro che Marx cerca di distruggere, poi quello si fa ammazzare in un duello per amore e sparisce, ma la Salle era un dirigente amatissimo e stimatissimo dai lavoratori tedeschi, Marx no, Marx era lontano sul piano politico. Mamma mia, certo, però c'aveva dietro, nonostante fosse anche un signorino, c'aveva dietro perché affascinava, perché parlava bene, Marx non sapeva parlare in massa, Marx era considerato un complottaro, un D'Alema, ecco, se guardate la descrizione di cosa sembra de D'Alema, cioè uno che sta sempre a trafficare, cerca, divide, fa eccetera. E quindi l'ha fatta come la politica, non è che non l'ha fatta, poi lui dice vabbè, ma infatti su quel piano non è granché, e però ci si sono formati milioni di persone, poi possiamo anche non dargli lo stesso, la mitologia della classe dei lavoratori, lo so, però è stata fatta questa mitologia. È vero che l'unica grande analisi che fa delle classi è quella della borghesia, l'unica grande analisi è quella del capitalismo, tutte le altre non esistono, ma ripeto, la pagina sulle classi è stata fatta 10 anni prima della morte, ma siccome non sapeva come andava avanti l'ha lasciata lì, e Engels che l'ha messa alla fine del terzo libro, non è che era l'ultima cosa che ha scritto, con pazienza, non è decisivo questo, mentre è decisivo quello che Roberto dice sull'Unione Sovietica, perché al di là di quello che è stato scritto, pure la Costituzione boliviana è strepitosa, quella scritta da poco, quella venezuelana è ancora meglio, e poi però devi andare a vedere che cosa è successo. Lui ve l'ha descritto, mentre si faceva quella cosa sul lavoro, i Cobas. E il problema non è tanto che ha fatto tornare i vecchi padroni, il problema è come ha eliminato tutte le forze politiche che stavano lavorando in convergenza, tutte, proprio tutte, una dopo l'altra, ma rapidamente, nel giro di un anno. E dirlo per Roberto non è semplice, perché Roberto è stato per decenni trotskista. Quindi oggi dire che Trotsky, anche se non gli veniva l'ictus a Lenin, le cose le avrebbero mandate, perché le avevano già mandate così, non è una cosettina di poco conto. E questo però ci taglia, non ci taglia col 25, col 26, con Stalin, ci taglia con la metodologia di una rivoluzione, sì,
la più grande rivoluzione del secolo, ma che dopo 5-6 mesi aveva già preso quella deriva lì. E poi, se te la vuoi recuperare, devi decidere dove la recuperi, a dicembre del 17, al marzo del 18, boh, non lo so. Però il segno è venuto prima, è venuto dentro, stava dentro al bolscevismo, a me pare abbastanza evidente. E passando a Musacchio, io non ho mai detto che, non ho mai rimpianto il Novecento e non teorizzo da nessuna parte che, come dire, adesso stiamo peggio che nel Novecento. Intanto quando diciamo adesso, dove? In Italia? Stiamo parlando dell'Italia? Eh beh, certo, l'Italia tra la conflittualità degli anni 60-70, che però Piero Castello si domanda come mai è sparita, io me lo sono domandato nel 79, perché io ci avevo creduto. Dopo 10 anni in cui sembrava che avevamo buttato per aria tutto, è arrivato Craxi e la Milano da bere. Andatevi a guardare i giornali, le trasmissioni televisive del 79, no, di 20 anni dopo. Sembra, io quegli anni mi domandavo, ma l'avevamo fatti veramente sti 10 anni? Perché erano stati, sono stati cancellati, non lasciamo stare che cosa è rimasto nella scuola eccetera, ma come umore, come cultura, come humus generale, 79 e 80 sembrano 40 anni dopo gli anni 60 e gli anni 70. E io non ce l'ho la risposta, se non dire devo prendere atto che quel grande movimento ha lavorato sulla superficie e che il grosso della società non sembrava investito, ma invece no, al di là dei provvedimenti che siamo riusciti a far approvare, non erano entrati evidentemente nello spirito popolare. Noi in quegli anni per esempio non abbiamo neanche sfiorato il Vaticano, non abbiamo mai parlato di mafia, abbiamo cominciato a parlare di mafia quando ci hanno ammazzato alcuni compagni, ma dopo... cioè i gangli merdosi della società, noi vediamo Agnelli, Pirelli, Ladri Gemelli, cioè il grande capitale, come se in Italia c'era solo il grande capitale, peraltro era piuttosto cialtrone, mantenuto, quindi probabilmente c'era proprio una fragilità dell'impianto, c'era una fragilità della capacità di analizzare la società, al di là di alcuni stereotipi. Poi abbiamo fatto tanto movimento. No, aspetta, fermo. Non mi fa domani perché mi fermi, poi perché se le fai dopo, eccetera. E da questo punto di vista lo stesso vale per l'Europa. Non ho mai detto che, non penso neanche che in Europa non si sia fatto niente, lo Stato sociale, lo sviluppo dello Stato sociale è un patrimonio grosso. Io quello su cui ho dubbi, anche qui, è la questione di questo salto di qualità sulla democrazia. Ora, è vero, dice Giorgio, mica è tutto sempre uguale, no, anzi, quasi tutto sembra che cambi sempre. Io la prima volta che mi sono sentito parlare del salto di qualità in negativo della democrazia l'ho sentito da Lotta Continua nel 70, il fanfascismo. La teoria era che siccome c'era stato, ed era vero, e c'era, un grande movimento popolare, veniva messo in movimento da parte dello Stato, attentati e tutto il resto, un meccanismo fascistoide che, per non definire fascismo perché era in forma nuova, venne definito fanfascismo. E chi non diceva che c'era un salto di qualità, diciamo, nel meccanismo repressivo, sembrava che negasse la realtà. Ora, allora però, quel salto aveva un senso repressivo vero, e cioè nasceva dall'esigenza di controllare dei movimenti forti. Io non credo che abbiano fatto mai un salto di qualità fascistoide, ma comunque certamente vennero stretti moltissimi freni, perché c'era un movimento potente, quindi il restringimento di democrazia relativa rispetto a oggi, gli anni 70 la democrazia costituzionale c'era tutta, i partiti avevano il proporzionale, poteva andare in Parlamento con l'1,1% oppure di meno, Capanna entrò parlamentare con 0,9, quindi voglio dire, pure le frattaglie potevano entrare dentro, DP non gli voglio dire che era una frattaglia, ma insomma comunque non era sicuramente un partito di quelli che trasformava i rapporti di forza nella società, però stava dentro il Parlamento con l'1,2, l'1,3, l'1,4, prima di loro, voglio dire. Eppure si parlava già di trasformazione. Nel 77 arrivò la germanizzazione,
perché c'era la praticamente, siccome là avevano ammazzato quelli della Bader-Meinhof in galera, molto probabilmente, poi nessuno è riuscito mai a dimostrarlo, anche in Italia, e i francesi ci si misero, Guattari, e ci spiegarono che in Italia non c'era più democrazia, mentre noi giravamo, c'erano le manifestazioni il 12 marzo con 300-400 pistole, più o meno, insomma, adesso non me ne ricordo quante erano, sparava, insomma, non noi, ma c'era chi sparava tranquillamente le manifestazioni, cioè, però c'è un salto di qualità nel restringimento democratico. Anche lì però c'era un motivo, c'era un movimento, eccetera, eccetera. Quando parliamo del restringimento della democrazia oggi, c'ha ragione Michele, io perlomeno sono completamente d'accordo con Michele, non è dovuto al fatto che ci devono impedire di organizzarci o di reagire. Il primo salto, quello che secondo me è il grande salto di qualità nel restringimento della democrazia istituzionale, è il maggioritario. Che vuoi mettere in proporzione il maggioritario col fatto che chiudi il Senato? Ma non c'è paragone. L'imposizione del maggioritario dappertutto ha buttato fuori ogni possibilità di stare in Parlamento, che sono i Gobbas, decidono che vogliono andare in Parlamento col 2,2% senza allearsi con nessuno, non lo possono fare. Oppure ti puoi destinare all'inesistenza, all'inutilità, che ce vai a fare? Ma quello lì l'hanno fatto per reprimere qualcuno? Cioè all'inizio degli anni 90 non c'era più un cazzo di niente, non c'era proprio niente, non c'era opposizione di nessun tipo, non c'era nessun motivo. Quello che voi dite il restringimento di democrazia è un'altra cosa, ed è legata proprio all'espansione del ruolo dello Stato. Lo Stato si comporta da capitalista collettivo e vuole agire con la stessa libertà del capitalista singolo. È come se fosse una specie di grande consiglio d'amministrazione che deve, nella conflittualità internazionale veloce, agire. Io sto lottando con la Germania, con la cosa eccetera. Voglio nell'organizzazione statuale, non sta a perdere tempo con troppi passaggi, voglio poter decidere rapidamente, ma non è in funzione di reprimere il popolo. E attenzione, pure questo bisogna starci attenti, è l'alto che impone al basso di non partecipare alla democrazia generale, o c'è anche una spinta dal basso di delega e di affidamento delle decisioni, quello che diceva Ivan, cioè a me mi basta controllare i 5 Stelle, vado sul computer e vedo che fanno i miei deputati, ma non voglio partecipare alla discussione dei miei deputati, tant'è che non faccio manco un'assemblea nazionale, non faccio manco un'assemblea provinciale, vado sul computer e vedo che provvedimenti avete preso e dico che me ne pare. Quello glielo impone qualcuno? Glielo impone il potere? Non mi pare. Questa idea, vado sui social e dico la mia, poi però non faccio una mazza, per cui c'era la manifestazione ieri, bella la manifestazione, mi è piaciuta, però non ci sono andato. È una cosa che viene imposta solo dall'alto, o è l'alto che piglia una tendenza che c'è già nel basso, uso questi termini così tanto per capirci. Io penso che ci siano tutti e due gli elementi, perché li stiamo vivendo noi, perché li abbiamo vissuti noi come Cobas per primi. Noi abbiamo fatto questo grande, medio, piccolo tentativo che ormai ha quasi 30 anni e abbiamo verificato nei fatti, e nessuno gli imponeva alla gente di non partecipare, che c'è l'iperdelega, non la delega, tra di noi. E c'è l'iperdelega perché, non avendo professionisti, mentre nella CGIL puoi contare su almeno, che ne so, 10, 12, 15 mila funzionari che quindi si dividono e partecipano perché devono pagare lo stipendio, da noi, dove non c'è nessuna cosa del genere, l'iperdelega ormai arriva a dei livelli altissimi. 940 iscritti a Pisa sono venuti a fare la manifestazione, iscritti, non sto parlando di lavoratori, sono scuola, solo scuola, sono venuti alla manifestazione di ieri 10 persone, 10, fate le percentuali. Qualcuno gliel'ha impedito? Sapevano che era una partita importante. Abbiamo puntato su questa cosa perché dovevamo riaprire la partita, eccetera. Lo sapevano tutti. Avevano altro da fare. C'è stato un intervento statuale? Certo, se le televisioni tutti i giorni avessero detto che era un grande evento, ok, sarebbero venuti. Ma per andare a vedere Roma-Lazio, quando c'erano le curve aperte, ma mica c'era bisogno che tutti i giorni dicevano che era un evento. E questi sono i militanti o gli iscritti, i membri dell'esecutivo provinciale di Pisa. Su 16 ne sono venuti 3, è l'esecutivo provinciale. E allora io ci starei attento a dire che la partecipazione è repressa solo dall'alto,
Perché invece questa idea, controllo e mi basta, e cioè la partecipazione non è la mia passione principale, ho altre cose a cui pensare, è una componente umana importante, la stiamo verificando. E ci siamo fatti forse a obnubilare o illuminare da un decennio assolutamente anomalo nella storia italiana. Perché quello che c'è stato dal 68 al 77, cioè una partecipazione di massa di centinaia di migliaia di persone, non è mai successo nella storia italiana, mai, ma neanche un decimo. Non è vero che in Italia il Risorgimento è stato fatto da numeri del genere. Col cavolo, l'Unità d'Italia non è stata fatta da numeri del genere, è stata imposta dai sabaudi. La Resistenza è cominciata nel 43. E quelli che ci hanno messo la pelle hanno salvato tutti i pezzi di merda che fino all'anno prima non facevano una mazza ed erano tutti fascisti o perlomeno non alzavano la testa. E si può continuare. Ogni movimento in Italia di ribellione, proteste, eccetera, e siamo sempre di netta minoranza. Quella è stata un'eccezione, ma quell'eccezione, l'ha raccontato Piero benissimo, nonostante tutta quell'energia sprecata, non ha mosso il grosso del popolo, tant'è che 2 anni dopo ci hanno fatto il segno sopra e ci hanno cancellato. C'erano le Brigate Rosse, c'era il terrorismo, quello che vi pare a voi, ma se fosse stata una cosa veramente profonda e popolare non si poteva cancellare in 2 anni, penso io. Queste ovviamente sono cose a cui ho pensato dopo, ma lo shock per me è stato enorme. Mentre, che ne so, Berlusconi per me non è stato uno shock, avevo già visto Craxi e Craxi non c'entrava una mazza con quello che era successo negli anni 60 e anni 70, eppure ha trionfato molto più facilmente pure di Berlusconi. Poi ci ha avuto i cazzi suoi, è andata a finire. La Milano da bere è del 79, non è di periodi molto più in là. Dice Ivan, nel senso di Scarcelli, e questo è abbastanza, io credo che i dubbi che lui ha voluto mettere, lui non l'ha voluto dire, ma guardate che mi sa che la fuga della responsabilità va al di là del fatto che è il potere che ti ci fa scappare. Io penso che le cose siano così, così come pure penso che quando si dice che il conflitto è il capitalismo, beh, c'ha ragione lui, il conflitto è il conflitto, poi c'è il conflitto col capitalismo, ma il conflitto c'è comunque, per questo che dico che non è vero elimini la proprietà privata, hai eliminato il conflitto, perché il conflitto lo trovi in situazioni dove addirittura non te lo riesci a spiegare. Mi è capitato 6 o 7 anni fa in un'isoletta delle Figi. Le Figi sapete più o meno dove stanno, sud Pacifico, insomma tra l'Australia e la Polinesia francese, stanno lì. E il popolo figiano è un popolo tradizionalmente guerriero, che ha i Lapita, quelli hanno praticamente colonizzato buona parte del sud Pacifico. Popolo guerriero, popolo dedito al cannibalismo fino all'ultima guerra. Nell'ultima guerra ci sono stati ancora episodi di cannibalismo nella zona. Il re più famoso delle Figi aveva il record di 980 avversari mangiati, le teste venivano messe intorno alle capanne, cioè, quindi sicuramente un popolo non pacifico. Bene, in questa isoletta dove sono andato, un'isoletta che sarà un terzo di Ventotene. In mezzo ci stanno i monti, diciamo 400 metri, una catena montuosa difficile da scavalcare. E poi c'erano due zone, una spiaggia di qua e una spiaggia di là. Ci abitava la stessa gente, identica, però geneticamente gli stessi, Lapita, uguali, però perfetti, cioè non potevi distinguere uno dall'altro, come a Siena tra quelli della contrada, no? Del lupo e quelli della giraffa. No? Loro dicono che si distinguono tra loro, ma insomma noi dall'esterno non ci riusciamo. Bene, tradizionalmente in media ogni 2-3 anni una parte partivano da una zona, andavano a saltare l'altro, prendevano i prigionieri, se li portavano dall'altra parte, se ne mangiavano una parte e poi lasciavano liberi alcuni che si erano mangiati un pezzo dei vecchi amici e li rimandavano dall'altra parte perché se lo ricordassero. Tutto questo non aveva nessuna utilità, perché da una parte e dall'altra c'era pesce a volontà, c'erano alberi da frutto, frutti, cereali, c'era quello che serviva per mangiare, c'era. La temperatura media ai Figi non va mai sotto i 22-23 gradi, non c'è manco bisogno quasi di fare la casa, ma insomma te la cavi benissimo. Non c'erano conflitti etnici perché erano esattamente la stessa cosa. Quando io ho chiesto, ma che cazzo lo facevano? Dice, perché i figiani sono fatti così. Ma come sono fatti così? Dico, che vuol dire? E non c'era risposta. Ora questo è un caso estremo. Però di conflitti che non riesci a spiegarti sulla base soltanto del conflitto di classe,
Ce ne sono un'enormità ed è per questo che dico che in ogni caso è fondamentale, proprio come regola aurea di una società diversa, che tu devi avere la possibilità di conciliare i conflitti mettendoli in conto sempre e non pensando che a un certo punto i conflitti se ne vanno, spariscono, eccetera, eccetera. Ora, detto tutto questo, qual è la conclusione a cui io vorrei arrivare? Che se noi siamo tutti convinti, ciao Giorgio, sì, sì, tanto sto concludendo comunque, se siamo tutti convinti che quel modello comunque, al di là di quello che qualcuno vuole salvare, non è un modello proponibile e che quindi l'idea su cui ci stiamo un po' attestando tutti è che in ogni caso bisogna mettere insieme strati sociali diversi che hanno dei motivi sostanziosi o più o meno sostanziosi di conflitto con l'esistente, che però questa messa in comune è una cosa faticosa, è una cosa lunga, è una cosa delicata, è una cosa che richiede non solo partecipazione ma richiede anche delle regole del gioco chiare, e per esempio tra le regole del gioco noi come organizzazione abbiamo quella del larghissimo consenso, che non vuol dire che qualche volta non devi decidere votando, che però in generale, e questa è un'esperienza vissuta, è enormemente meglio aspettare, magari non prendere una decisione drastica, ma nello stesso tempo però avere la convinzione generale di fare una cosa. Questo naturalmente non può essere applicato estensivamente alla società, se devi fare delle scelte produttive le devi fare, non puoi stare lì 3 anni a discutere, così come evidentemente lo diceva Giorgio, e tu puoi fare anche una situazione ambientale molto bella, entri in fabbrica, ti fermi, pigli il tè, eccetera, poi la baracca deve funzionare. Però è molto più facile far funzionare le cose col consenso. Questo metodo a noi nel piccolo, stiamo parlando di decine di migliaia di persone, quindi non ci voglio fare una grande filosofia intorno, ci ha consentito per esempio di non avere rotture, di non avere divisioni, di non avere fratture, di non avere espulsioni, noi non abbiamo mai espulso nessuno. Mentre, diceva Roberto, è pratica normale nelle organizzazioni espellere. Ma al di là che non abbiamo espulso nessuno, che potrebbe essere, cioè, non avete espulso, vi siete tenuti anche tutti più stronzi, eccetera. No, è che proprio è il meccanismo che non ti pone il problema dell'espulsione. Anche quando abbiamo trovato gente che non faceva quello che i COBAS decidevano complessivamente, ne abbiamo circoscritto la portata. Cioè abbiamo fatto in modo che non facessero danni in generale, ma non li abbiamo sconfessati o messi fuori, eccetera. Ci abbiamo guadagnato anche delle soluzioni che alla fine, all'inizio sembravano pasticciate, che magari erano delle forzature dello statuto, eccetera. Abbiamo visto che alla fine pagava. Ed è una delle ragioni per cui, una, forse, non so se la fondamentale, non so se può essere etichettata come scelta etica, come diceva Michele, eccetera, però è sicuramente una scelta pagante, perché altrimenti non si spiega, se non perché ce la viviamo bene, perché stiamo insieme. E perché stanno insieme quella CGL, si capisce, hanno lo stipendio, e se se ne vanno perdono lo stipendio. Perché stanno insieme quelli che stanno al governo, si capisce pure, ma anche quelli che stanno all'opposizione, perché comunque hanno uno stipendio parlamentare, eccetera, eccetera. Non si capisce se non perché stanno bene eticamente, perché le scelte di vita interna dell'organizzazione sono viste positivamente, perché alcune migliaia di persone continuano ad andare avanti su questa impresa nonostante non siano riuscite a far diventare l'auto-organizzazione un dato di fatto. Perché sono andati a sbattere contro il fatto che la maggioranza dei cittadini coinvolti, eccetera, non avevano voglia di dedicare un tempo sufficiente alla pratica della democrazia. Qui ed ora, nonostante gli fossero state offerte le migliori occasioni. Ed è questo il vero punto interrogativo. È una nostra fissa questa della partecipazione democratica, e ha ragione non solo quelli che ha citato Ivan, ma tutti quelli che dicono: guardate che basta già poter controllare, magari potessimo controllare quello che fanno i politici sul serio, e quindi magari invece è quello che vorrebbero fare la maggioranza, e noi siamo legati a un periodo storico particolare, a un modello storico particolare, e quindi vogliamo imporre questa partecipazione, ma questa partecipazione non ci dà risposta e ci costringe a noi a fare un meccanismo sacrificale apparentemente, per cui devi fare lo stesso orario del professionista ma senza avere i vantaggi del professionista. Questo se lo trasferite da noi, cioè da questo nucleo di qualche decina di migliaia di persone, dove però quelli davvero militanti, diciamo proprio a tempo pieno, che non danno delega, sono alcune centinaia,
Se lo trasferiste sul campo della società, apre, secondo me, il vero grande interrogativo. E per rispondere a questo interrogativo bisogna fare delle verifiche. Perché quello che domandava Piero, ripeto, io una risposta ce l'ho, penso che fosse stato appunto un movimento molto meno potente di quello che sembrava, ma questo però non è una risposta perché qualcosa potrebbe rimanere lo stesso. Ma io penso, per rimanere all'oggi, il movimento dell'acqua, che pure è stata un'entità di grandissima importanza perché ha portato a votare la maggioranza dei cittadini, ma perché successivamente, quando si trattava non solo di fare un atto come è stato fatto quello, di controllare e di provare a gestire in maniera alternativa l'acqua, provincia per provincia, regione per regione, eccetera, è andato svanendo e oggi non si può paragonare con quello che era 4 anni fa, è molto più debole. E lì hanno sbattuto sulla stessa cosa, che per contrastare i professionisti a livello comunale, provinciale, trasversali, destra e sinistra senza alcuna differenza, per fare questo bisognava dedicarci quasi lo stesso tempo che ci dedicavano loro e la stragrande maggioranza non era disponibile. E capite bene l'impasse qual è? Io che faccio? Do allora l'incarico ai professionisti e poi li controllo, ma quelli non si fanno controllare, o perlomeno decidono loro che cosa ti fanno controllare, questo vale pure per i 5 Stelle. È Casaleggio che decide quello che puoi controllare, non sei tu che decidi quello che vuoi controllare. Oppure, se non partecipi, come fai a modificare quando arrivi a un conflitto e devi gestire te? Perché finché fai il no si può fare, ma quando devi gestire il sì, o lo fai da professionista e allora entri nello stesso meccanismo, oppure lo fai su altre basi, costruendo le condizioni generali. Chiaro, se uno deve intervenire sulla democrazia non può lavorare 40 ore. Dico per il lavoro produttivo, quello che è, deve avere il tempo per farlo, e quindi è chiaro che ci vogliono condizioni oggettive. Rimane il dubbio se davvero questa è una, se su questo c'è una vera spinta, e questo lo va verificato. Per adesso, se dovessimo dire l'esperienza Cobas, che però sta dentro questa società, per carità, però noi abbiamo provato un po' a tirarci fuori, diremmo no, non è vero. Non è vero che c'è una forte spinta alla partecipazione, cioè magari in piccoli momenti, oppure quando c'è un interesse tuo, proprio tuo, ti stanno per buttare fuori dalla scuola, devi essere assunto come precario, allora sì, ma in genere no. E questo a me pare il dilemma dei dilemmi ed è la questione su cui i due libri non danno risposta, mettono interrogativi, mettono condizioni, eccetera. Io credo che le risposte verranno un po' dalla pratica, perché non è che le pratiche fatte fino adesso siano decisive, può darsi che siano pratiche parziali, se ne faranno altre, però ecco, io invito proprio a centrare l'attenzione su questo. Perché quando anche si domandava Giorgio, no, non mi ricordo chi si domandava, ma come mai oggi non c'è niente a livello popolare in Europa che contrasti tutto ciò? Perché tutte le organizzazioni che organizzavano il popolo sono passate dall'altra parte, quasi tutte, il 99%. Il popolo di per sé non era organizzato. La stessa ragione perché è svanito il movimento No Global. Perché il movimento No Global era fatto di organizzazioni che si erano messe d'accordo, non c'era un'organizzazione di base del movimento No Global. Quando le organizzazioni si sono messe a rilitigare è sparito tutto. Ma appunto il dilemma rimane sempre quello: c'è una possibilità di stare dentro la società, lavorare tra virgolette produttivamente e nello stesso tempo occuparsi della democrazia per tutti? È il punto, ripeto, aperto. Perché su tutti gli altri qualche risposta a me pare di averla data, ma su questo io per primo non ce l'ho e andiamo avanti sperimentando. Però con il punto interrogativo che magari i Cobas tra 20 anni non ci stanno più, perché finita una generazione, finito un gruppo che si è anche incarognito e insiste e intigna e continua, e se si dimostra che questa partecipazione è una cosa di pochi, questa esperienza si spegne e riprevarranno le esperienze dei professionisti, cioè riandranno avanti, che facciano schifo, che non piacciano, che siano corrotti, che siano collusi col potere, e andranno avanti i professionisti del sindacato, dei partiti, eccetera, eccetera. Fine.